Una psicologa, nostra amica, ci ha detto che potrebbe dipendere da carenze affettive. Ma è matta, dottore, non c'è bambino più amato di lui, viviamo per lui. La verità è che Paolone è solo goloso e disubbidiente. È la prima volta che ci separiamo da lui e siamo tanto addolorati. Sia severo, dottore, severo. Ma io come faccio a dimagrire quando questo qui ha dir poco il doppio di me? Guardate che pappagorgia che ha! Come ti permetti, Paolone? Paolone, non essere maleducato! Ti farò dimagrire, a calci nel culo! Biscotti tartufini. E chi se li perde? Preso! Ecco! Ah! Lasciami peccato, stare! Eh? Hai abboccato, balenottero schifoso! Ma magari, sai, quell'altro medico schifoso che ti porti appresso! Vieni con me, ti faccio una lavanda gastrica che ti faccio vomitare tutto mica quello qui, che hai mangiato negli ultimi mi sette anni. Sulle palle, mortadella, a calci nel sedere. Sono affumicato. Silva. Comunque adesso sei qui, qui comando Silva. Io e ti faccio la lavanda gastrica, hai capito? Avanti, giù, giù. Silva, hai chiamato il prof. Da Lisca de Pisci. Il gatto è morto per una lisca de pesci. Tutto il lavoro per niente. Ma chi se ne frega, però ci è andata bene. Avete sbagliato tutto, eh? Siete proprio due coglioni. Come ti permetti? Maleducato. Meritereste di peggio. A sto livello stiamo. Sei proprio un ranocchio. Modera i termini, portantino. Ah, ti faremo la lavanda gastrica, sai che risate. Incredibile. Torrone, noccioline, salame. Caramelle, cioccolato. Lonza, provola. Würstel. Krauti. Ti sei mangiato un supermercato? Dove la tieni tutta questa roba? Parla! Mai! Guarda, l'ananas. Cose da pazzi. Cioccolato provole. Da tutte le parti. Anaconda schifosa. Schifoso. Ti faccio gonfiare come un pneumatico dentir, così. E fallo, così mia madre mi leva e non vi paga la retta. Sì, eh? Sai dove te li metto questi? Volgari. Adesso guarda vado in bagno. Qua. Non è finita qui. Ti possi ne ammazzare. Guarda qua. Latte condensato. Pasta d'acciughe. Si lava i denti con la pasta d'acciughe. Per forza, la bocca che sembra una pizza. Come mi fa incazzare questo qui? Mi fa incazzare. Gli faccio una cura intensiva a tappe forzate. Gli do tanti di quei calci nel culo che gli viene l'esaurimento nervoso. Guarda te, oh. Roba da pazzi, roba. Questa è tutta roba che tenevi in fresco. Ma va? L'acqua del cesso. Ma questo è il colmo, eh. La spia che veniva dal frigo. E il salame qua sotto il letto. Sì. Scusa, eh. Scusa, vorrei che assaggiassi un attimo sto salame perché dovrebbe essere molto piccante. Oddio. Scusa. Ah, niente. Scusa, eh. Scusa, niente. L'ho fatto male. No, niente. Scusa, l'ho fatto apposta, è che c'ha la testa stretta questa in alto. Scusami. E tu, non mangi? Io non mi presto a queste stronzate. Ma come, ti sei riempito il piatto di roba e non mangi? Allora lo fai apposta per farmi incazzare. Pensa cosa darebbero tanti poveri bambini per avere una briciola di quello che hai tu. Beh, adesso mi sono incazzato veramente. Avanti, a letto senza cena. Quando fai così, mi fai girare le balle. Uscirei da questa clinica che sarai una larva, peserai 15 Silva, kg. Silva, che succede? Che ha combinato? Si oppone, ha un carattere schifoso. Si è fatto male, monsignore. Non lo so, mica, ho preso una botta. Mi hai portato una corda, per favore? Alla Silva, pancia! Una corda, quella della palestra, sbrigati! Ma il peperoncino c'è? No. Ma allora che te metti a fare le cose se non sei capace? Dai! E vabbè, non mi hai detto niente. Guarda che io non sono un cuoco, sono un medico. Medico? Ma sei un ragazzo con la valigia. Dai, namo, su. Pia sto peperoncino, forza. No! Che? No, l'ammazzo, l'ammazzo! Ma sei pazzo? Fe! L'ammazzo! Fe! Scusa, i nervi, mi saltano i nervi, mi fa incazzare! Lurido verme! No, non fa così, non te posso vedere così, non te posso vedere così, dai, non te posso vedere così, calmo. I nervi, mi incazzare. Perché ce l'hai tanto col mio collega? Perché siete due stronzi! Ah, come mi fa incazzare quando due fa così! Due stronzi, Ti ho chiuso dentro qui, chioda! Muriamolo, come la monaca de Monza! Tutta la vita! Senza un filo d'aria, vai! Avanti il bambino! Mi chiamo Paolo Fabris. Cammina, non discutere. Pesiamo il frugoletto. 83 e 500.
83.530. Ma è un chilo più di ieri. Vigliacco! Pagliaccio! Calma, calma! Buffone! Truffatore! Silenzio! Per cortesia, non siamo allo stadio, eh? È una vergogna! Frascio! Ma che modi, figliuolo! Non ci fate fischia più, c'avemo la pressione a zero, non gliela famo più! Tu sei un delinquente. Tu mi vuoi squalificare professionalmente, tu mangi! Tu hai dell'altra roba. Dove la tieni? Dove la nascondi? Io lo so, l'ho visto! Non sono una spia, solo che non è giusto. Lui mangia e noi no. Stanotte dalla finestra l'ho visto che scavava sotto quell'albero lì e ha preso una borsa termica piena di ogni ben di Dio. Barile di melassa. Eh no, eh! Io la spacchio a grugno, brutto ragazzino indegno. No, no, manteniamo la calma, eh. Manteniamo la calma. Fermo, fermo, fermo. La denuncio. A chi? Fermo, fermo, a lei. Fermo. Per cortesia, ci pensiamo noi. Ci pensiamo noi, siamo dei medici. No, perché scusi, quando parte la brocca non capisco più niente. Ci pensiamo noi, siamo dei medici. Ci pensiamo noi. Dottor Tambrini? Sì? La voglio al telefono. C'è sua moglie. Ah, mo che cavolo ho questa. Scusa, fai te, io te raggiungo. Avanti, andiamo subito, sotto l'albero. Miriam, vai a prendere la pala. Su, muoviti. Te lo stacco questo orecchio. Guarda dove l'hai infilato. La vedo. La vedo. Eccola qua. Lontano, lontano, almeno 2 metri di distanza. Via, via. Almeno guardiamo quello che c'è dentro. Nemmeno per idea, questa la vado a buttare io personalmente al fiume. Cosa stai facendo? Perché non si fa i cavoli suoi, dottore? E questi sono appunto cavoli miei. Avanti. Pensavo ci fosse il dottor Tamburini. E tu la ginnastica non la fai? No. Non hai bisogno di snellirti la vita? Rimarrai sempre un grande culone con gli occhiali. Buongiorno, signora. Buongiorno. Come va? Ben alzata. Quanto pesava ieri? Io lo so a memoria. 67 kg e 50. Quanto è calata? Abbastanza. Avanti un altro. No, no, scusate. Ma la signora è ingrassata 1,3 kg. Come ingrassata? Sì. La bilancia che è rotta, che la signora aumenta. No. Sì, bisogna lubrificarla. Sicuramente guasta. Posso sicuramente. Posso prendere la parola? Zitto tu, dici solo stupidaggini. E io la prendo lo stesso, perché voglio denunciare un fatto molto grave. Non è la bilancia che guasta, è lei. La signora si è concessa carnalmente al dottor Baracchi per una sleppa di pane, burro e pasta d'acciughe. Vi ho visti io stanotte. Che indecenza. Mica sarà vero. No, eh. Io per stanotte ho un alibi di ferro. Tu sai dov'ero. Stia zitto almeno. Te ne sei approfittato, zozzo. Perché? Tu al mio posto cosa avresti fatto? Io sono un medico serio, non un puttaniere come te. Non mi far figure davanti a tutti. Io ti spacco la faccia. C'ho la pappa sul fuoco che brucia, lasciami andare. Dopo facciamo i conti infame. Ne succedono troppe qua dentro. Questa storia deve finire. Io non penso, ecco. Perché ci sono troppe cose che bravo! Non sappiamo. Lo so. Massa, ma che pigne, mo tirate. Ma guarda, sta approfittando. Si vergogni, montagnere.